Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quello sul server 2. Oh, partiamo con la prima notizia. Vabbè, siamo sulla nostra rubrica che si occupa di Nevs. Nevs. Provenienti dal mondo della dei videogiochi. E la scorsa volta abbiamo visto due belle notizie. Una abbastanza inquietante sul trionfo del nuovo Super Mario al cinema. Non si sa. Oh, non, è un leak, quindi non lo sappiamo. Però oggi ne vediamo due che sono ancora meglio, secondo me. No, perché Nintendo ha venduto i diritti a Sony per fare un film di animazione su Super Mario. Vabbè, comunque adesso vediamo nuove notizie che fortunatamente non comprendono idraulici by Nintendo. Io partirei subito. Vai. Su change.org si crea una petizione, una gara di scoregge, per di la notizia in modo esatto. Si crea una petizione per censurare la Bibbia. Oibò! Questo perché? Perché in Australia è stato ritirato GTA V su Target, che è un noto distributore internazionale di giochi, a quanto pare, dopo una petizione su change.org. Come risposta, si è creata una petizione sullo stesso sito per censurare la Bibbia, in quanto i suoi contenuti potrebbero essere ritenuti violenti e sessisti quanto lo stesso videogioco. Quest'ultima ha ottenuto anche più firme, nonostante sia una mera provocazione. Grazie Mirko Vitamia che ci ha scritto questa bella notizia, il nostro collaboratore. Sì, e andiamo a parlare di questa notizia. Perché, allora, questa è la dualità del web, secondo me, no? Da una parte il bene, da una parte il male. La Bibbia la conosciamo tutti quanti. Se io non la leggo, se no, io l'ho letta, quindi posso dire, ci sono delle cose che forse sarebbero peggio 18, tipo. Certo. Però, ovviamente la Bibbia è un testo sacro, quindi è un testo sacro. GTA V viene parallelamente, come per dire... GTA V per noi è la Bibbia, quindi se voi ci togliete GTA V, noi vi vogliamo togliere la Bibbia. In realtà si tratta soltanto della provocazione di un gruppo di persone giustamente indignate dal ritiro di un bel videogame dal mercato, che dicono, vabbè, se questo è violento e sessista, allora vaffanculo, dai, censuriamo pure la Bibbia, e guarda caso questa cosa fa più like e fa più firme della petizione su GTA. Questo perché? Perché la rete è uno strumento potente, la gente è molto più propensa a raccogliere le stronzate che le cose serie, non che escludere GTA dal mercato fosse una cosa seria, ma stronzata anche quella bella grossa, però per dire che quando fai un gioco e ci metti una capra, tutti lo comprano, quindi quando fai una petizione per censurare la Bibbia, tutti la firmano, cioè non c'è nulla da fare. Pro, contro questa faccenda, beh, siamo pro per la libertà, quindi perché cazzo devi censurarmi un gioco GTA V se nel resto del mondo lo possono prendere e ne possono usufruire tutti quanti? Com'è finita la vicenda? Grazie a Michael Merring, un bravissimo bassista, tra l'altro molto talentuoso, adesso la Bibbia è stata censurata solo delle lettere H. Quindi ancora leggibile, ma con scherza, una certa... Si scherza, cerchiamo di entrare bene nella parte. Ok, no? Non è vero, questa cosa me la sono inventata, prossima notizia. Ok, prossima notizia. Andiamo avanti. Rinviata la data di uscita di The Witcher 3 Wild Hunt, pare che infatti Wild Hunt sia stato posticipato per il 19 maggio 2015 per PC, PlayStation 4, Xbox One. Tramite una lettera aperta ai fan, lo sviluppatore ha spiegato che ci sono alcuni dettagli che meritano ulteriore attenzione e per questo i mesi aggiuntivi serviranno a garantire un'esperienza di gioco il più possibile libera da eventuali malfunzionamenti. Si legge nella lettera: sappiamo quello che vogliamo fare per rendere Wild Hunt uno dei migliori GDR di sempre e continuiamo a lavorare a far sì che questo accada. Andrea Radic. Grazie Andrea per questa notizia, ma la cosa ci stupisce. Ti stupisce perché noi ci vedevamo già con la copia di questo gioco tra le mani, ci vedevamo già a leggere commenti del tipo: ah, perché Skyrim sì, questo no, insomma un sacco di cose. E onestamente sono contento quando leggo queste cose, a parte un po' la fregola da videogiocatore, perché vuol dire che c'è ancora qualcuno là fuori Rockstar che fa le cose con calma, e le fa con calma perché stronza?
No, perché vuole offrire un'immersività magari maggiore del gioco, magari vuole evitarvi i bug che puntualmente ci sono al day one e che poi magari qualcuno mette anche in embargo i gameplay perché ce ne sono troppi di bug. Ma chi è che farebbe? No, ma che nessuno, io mica sto accusando. Comunque, proprio per questo ragazzi, noi ci troviamo d'accordo con questa politica. Sappiamo che molti ci rimarranno male, ma è per offrirvi un'esperienza di gioco migliore, quindi se hanno fatto un passo indietro, ben venga. Poi se fanno come Watch Dogs, vabbè, quindi se ne parla per maggio, giusto? Come dicono gli inglesi, formaggio se ne parla. E potremo giocare a questo The Witcher 3. Noi vi salutiamo con quest'ultima notizia. Vi ricordiamo che l'edizione della notte non c'è, perché siamo su YouTube, non è che ci sono gli orari fissi, quindi... Come al solito fateci sapere qua sotto se vi piace, noi cerchiamo di migliorarci, questa è la seconda news della settimana, quindi a seconda di quello che voi ci dite nei commenti, noi ci regoliamo e magari miglioriamo nelle prossime edizioni. Comunque, se la volete più lunga, io do un consiglio, riguardatelo un paio di volte, è soddisfacente.